Bisogna dare atto al Sant'Arcangelo che veramente ha fatto una partita importante nel primo tempo. E noi abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, che era quello che avevo chiesto alla vigilia ai giocatori del Teramo, e loro, come al solito, mi hanno ricambiato con grande disponibilità. Hanno approcciato la partita con determinazione, con grande umiltà. Abbiamo, diciamo, subito tanto sotto l'aspetto del gioco, ma più che altro per la bravura del Sant'Arcangelo, che riuscivano a guadagnare campo molto facilmente con diverse giocate a centrocampo che non riuscivamo mai ad accorciare. Però c'è stata da parte nostra la grande applicazione, la grande umiltà della squadra, che era la cosa che secondo me era mancato nelle altre partite fuori casa. Facciamo tesoro, diciamo, di questo spirito. Ho visto uno spirito di squadra anche molto, molto importante oggi, soprattutto nel finale di partita, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Mister, probabilmente non è l'attacco il problema del Teramo come si poteva pensare, qualcosa bisogna migliorare nelle retrovie. Mi è sembrato che però nell'ultima mezz'ora la squadra sia stata più compatta, più ordinata, dopo la traversa di Guidone soprattutto. No, ma ci abbiamo tantissimo da migliorare sotto tanti aspetti. Noi ci avevamo da colmare un gap di due giocatori importantissimi, Donnarumma e Lapadula, e quest'anno addirittura stiamo facendo ancora meglio con gli attaccanti, perché se andiamo a vedere abbiamo più gol quest'anno che l'anno scorso con gli attaccanti, quindi quel gap l'abbiamo colmato. E adesso c'è bisogno di migliorare l'equilibrio di squadra, perché non è un discorso della linea difensiva o di qualche singolo giocatore, ma è un discorso di squadra che dobbiamo assolutamente migliorare sulle aggressioni, sulla parte degli esterni avversari. Per esempio, oggi abbiamo sofferto sui cross dentro l'area di rigore, però comunque sia, bisogna dare atto anche alle squadre avversarie, perché sia il Prato sia oggi il Sant'Arcangelo hanno dimostrato di essere delle squadre veramente ben attrezzate. Petrella come mai è uscito subito dopo il gol del 1-2? Petrella lo stiamo gestendo come al solito. Petrella è un giocatore straordinario, quest'anno sta facendo delle cose fuori dalla norma, però in questi anni che è stato con me ha sempre tribolato sotto l'aspetto fisico e c'ha un piccolo, diciamo, risentimento al flessore, che era quello che non l'ha permesso di giocare la partita di domenica, tant'è vero che poi all'inizio del secondo tempo si è dovuto fermare perché gli si era riacutizzato questo problema. A posto.